luogo riparato, una specie di cittadella inespugnabile, o baia segreta, dove il mio numero di telefono continua a essere 602146. Mia nonna materna continua ad avere 73 anni e io d'estate continuo a mangiare tacconi al pesce in Abruzzo. Fuori da questo luogo riparato, il mio numero di telefono è cambiato diverse volte. Mia nonna materna è morta ultra novantenne. L'Abruzzo invece è sempre lì, ma non ci torno da una vita. Questo è l'incipit del libro La zia subacquea e altri abissi familiari di Enzo Fileno Caralba. Queste parole contengono già tutto l'incanto prodigioso e paradossale che percorre ogni pagina del libro. Se è vero, infatti, che solo il narratore è una nonna che continua ad avere 73 anni, un numero di telefono che non smette di essere 602146 e un Abruzzo tutto suo, è altrettanto vero che il luogo riparato, la baia segreta di cui parla Enzo Fileno Caralba, esiste nel cuore di ogni essere umano. La zia subacquea si regge proprio sull'equilibrio miracoloso tra quanto c'è di unico e irripetibile in ogni singolo individuo e quanto invece è universale e comune a tutte le esistenze. La scrittura è l'unico modo di salvare il proprio irripetibile patrimonio di affetti ed esperienze. Prima che le cose finiscano e vadano a nascondersi chissà dove, influenzando il futuro dall'ombra. Enzo Fileno Caralba ha la straordinaria capacità di usare l'ironia che lo rende un autore unico nel panorama letterario italiano. Il suo umorismo non è satira né comicità fragorosa, ma un tono costantemente ironico, a volte stralunato e a volte romantico, che ricorda certi film di Federico Fellini. La zia subacquea e altri abissi familiari è scritto in una lingua perfetta, elegante e raffinata, ma al tempo stesso calda e avvolgente, attraversata da improvvisi lampi che inducono il lettore alla commozione o al riso. Perché, parafrasando Tolstoi, ogni famiglia si assomiglia, ma ogni famiglia è famiglia a modo suo. Buona lettura!